E bella a tutti, qui è sempre il solito Gerdo che vi parla. Come state ragazzuoli? Spero tutto bene. Siamo arrivati a novembre, è passato più o meno un mese dall'uscita di FC25 e siamo arrivati in quel punto dell'anno, ovvero il mese di novembre, dove qualcuno abbandona il gioco. E spero vivamente che non sia qualcuno di voi. A parte gli scherzi, è passato un mese, quindi si inizia a capire più o meno il gameplay, sempre se non vengono fatte altre 800.000 patch. E oggi, come potete ben vedere dal video, parliamo dei giocatori svolta, sempre però considerando la patch. Infatti parleremo dei migliori giocatori usciti a ottobre che post patch sono molto funzionali al gameplay che abbiamo. Questa è una serie che, come avete capito, esce ogni mese. Vi chiedo quindi di arrivare ai soliti 500 like se la volete per il prossimo mese, e parleremo dei migliori giocatori usciti a novembre, sia SBC che obiettivi che sul mercato, i migliori. E non si parla di giocatori che costano 3-4 milioni, ma di giocatori abbordabili a tutti, perché non stiamo parlando dei giocatori più forti, ma dei giocatori migliori, i più funzionali a livello di gameplay. Quindi anche la qualità prezzo svolge un ruolo molto importante. Questa è di solito una delle poche serie dove vi do il consiglio anche per quanto riguarda il portiere, perché alla fine in tantissimi hanno questo dubbio. Io vi ho sempre detto che il portiere serve solamente per ibridare, ma un nome comunque sia ve lo voglio dare sempre, e vi do quello che secondo me è il portiere base, quindi oro base, più forte del gioco, ed è Courtois. Che poi forte è un parolone, però nelle uscite alte è utile, è grosso, la porta la occupa, va bene così. Ma se voi per ibridare vi serve Alisson, mettete Alisson, cambia poco e niente. Cominciamo con i terzini. Partiamo a destra e come al solito vi do due scelte, una chip, una leggermente più costosa. Il chip è ovviamente Giovanni Di Lorenzo. Stiamo parlando di un difensore molto forte, considerando che costa neanche 60-70k. Ce l'ho sperimentale perché io negli altri account me lo sono sbloccato. Il problema è che da ibridare purtroppo è un casino, perché è un italiano del Napoli, l'unico forte per ibridarlo è Kvara speciale, che se non ti fa il pot, ma che non conviene assolutamente, devi prenderti quello pioniere a 800.000 crediti. Quindi è forte, sì, è consigliato anche per il prezzo, decisamente sì. L'unico problema è ibridarlo. Se non avete una Serie A, come vi ho detto, o Kvara, non vi conviene assolutamente. Più che altro perché dopo andare a fare in pitch di squadra che non vi servono. Quello invece un po' più costoso, che si trova sui 350.000, è Alexander Arnold. Preso principalmente, utilizzato anche da moltissimi pro per le sue abilità di passaggio e anche per il fatto che difende molto bene, nonostante abbia 82 di velocità, che sapete ovviamente per un terzino è un problema, soprattutto anche se trovate anche un semplicissimo Nico Williams base, lo salta quasi sempre. Però comunque sia, l'87 di difesa lo aiuta, quest'anno i difensori recuperano facilmente gli attaccanti, quindi diciamo che è un po' più sicuro sotto questo punto di vista. Ma non ci prendiamo in giro, sappiamo tutti perché è utilizzato dai pro per il suo passaggio lungo, L1 triangolo, a saltare la difesa verso l'esterno o anche addirittura un cambio di gioco dall'altra parte. Terzino sinistro di chip, tra tantissime virgolette, vi metto l'unica cosa possibile, perché non è che sono usciti tantissimi terzini sinistri. Sto parlando dell'evoluzione della Bon Pastor, che praticamente fa diventare mezzo umano qualsiasi terzino sinistro. Il migliore secondo me è Udogi. Ci sarebbe anche Mendy, ma Udogi costa 1000 crediti, aggiungi l'Evo da 70k costa e prendi un bel terzino. Mentre Mendy aumenta le statistiche di poco, costa già 120k, altri 70k di evoluzione, stai a spendere 200.000, non ti conviene. Mentre l'unico terzino sinistro decente che è stato droppato a novembre è Diogo Dalot, che può giocare dall'alto sia a sinistra che a destra, quindi è una hit. Non devo parlarvi altro modo di questo giocatore, sapete già quanto mi sia piaciuta la sua evoluzione. Questa è addirittura ovviamente più forte della sua Evo, quindi se vi dovesse servire un terzino sinistro in Premier, prendete lui perché ve la sbaglio. Passiamo adesso ai difensori centrali, entrambi validi, ma uno chip e l'altro più costoso. Chip, mi sento di consigliarvi Lukeba, anche perché costa solamente 18k. Ci ho fatto 15 partite di Weekend League su un altro account, non so quanti di voi stavano in stream venerdì mattina, ma gli ho tirato le peggio madonne, dicevo è scarso, non mi piace. Poi alla fine mi sono ricordato che non stavo giocando con Van Dijk e a quel punto ha giocato molto bene e ha reso tanto. Perché difensori centrali è parecchio questo, ti ci devi trovare, ti devono piacere e devi capire cosa riescono a fare e cosa no, ma anche in generale con tutti quanti i ruoli, ma per i difensori centrali è diverso.
perché Van Dijk è il più forte di tutti? Per il body type, la capacità nell'intervento nello sradicare il pallone. Questo invece è diverso, è molto più agile, più basso, più piccolo fisicamente, quindi fa degli interventi diversi rispetto a Van Dijk, che magari boom addosso leva la palla. Lui invece un po' più con le 2R2, un po' più agile, anche se cane l'intervento in una prima azione, dopo riesce a recuperare perché con 88 di attività, 78 di agilità ti muovi molto bene. Lui è la mia scelta chip. Per quanto riguarda invece la scelta pesante, senza dubbio il grandissimo Raffaello Varane, Endo Panira, si merita il posto, come anche nelle top 10. Io mi sono dovuto pure sentire gente, ma anche content creator, che dicevano: beh, non ve lo consiglio tanto questo Varane perché tra 2 settimane lo levate. Ragazzi, è passato un mese, è ancora uno dei difensori centrali più forti del gioco e ce l'hanno tutti. Pure sentito che Varane, oddio, 40 d'equilibrio, non è buono. Oh, ma c'ha sempre avuto questo equilibrio di merda. È sempre stato uno dei difensori centrali più forti del gioco e c'ha sempre avuto questo equilibrio. Quindi mo perché devi far più su sta cosa che sai anche tu che non c'ha senso? Per chiudere, Varane è ad oggi ancora uno dei difensori centrali più forti del gioco e secondo me tranquillamente ve lo portate fino a dicembre. Se l'avete fatto, bene, scade comunque sia tra 3-4 giorni, potete valutare se farlo, ovviamente non pagandolo con i crediti. Certo, se avete sbloccato inizio ottobre avete fatto benissimo perché vi siete presi un game changer. Sbloccarlo adesso invece non so quanto abbia senso, perché sì, ve fate un mese, un mesetto e mezzo con un difensore centrale fortissimo, ma a parer mio verso metà dicembre, fine dicembre, potrebbe uscire una bella SBC di un difensore centrale ancora più forte di lui. Passiamo adesso al centrocampo, iniziamo con l'esterno destro e come potete ben vedere qui c'è Adama Traoré. Io spero che ve lo siate fatti tutti, che siate arrivati alla fine del pass, perché se non l'avete fatto siete dei faccioli, perché vi siete persi un giocatore della Madonna. È gratis, corre, è grosso fisicamente, è agile, lasciate perdere l'80 di tiro, ma c'ha 91 di potenza. Stiamo parlando di un giocatore che sul mercato costerebbe almeno 200-300 mila, non sto esagerando. Invece anda a spendere 60 mila per Chiesa, 120 per Salah, 80 per quello, 150 per quell'altro, mettete lui e non ve ne pentite, perché è gratis e vi fa la differenza. Fidatevi, perché la differenza della fascia da amatore se parte sulla fascia. Adama scelta chip, Rafinha scelta un po' più costosa. Stiamo parlando qui di 500-600k di SBC, ma che li vale tranquillamente tutti, fidatevi. Questo è uno di quei giocatori che veramente ti fa la differenza in campo. Le statistiche, guardate, sono perfette per un esterno, ma la cosa clamorosa di questo giocatore sono i playstyle. Lasciate perdere il plus, che è un tiki-taka che serve poco a niente, ma questo si presenta con tiro a giro, tiro potente, rapido, razzetto, batteria, quindi ti fa tutto quanto i 90 minuti. Questo talento naturale lascio perdere, e anche il trickster sbloccato per la skill con quadrato X. Stiamo parlando qui di un esterno destro ultra in meta. E se ne esisti, non è che ce ne siano tanti, uno di quelli usciti che costava poco al tempo, circa 60-70k di SBC, San Massimino. Il fatto è che si conosce come giocatore, sappiamo tutti che ha un dribbling della Madonna, è veloce, giusto il tiro e il passaggio fanno un po' a cagare. Il fatto è che in teoria è una carta live, ma non si è deciso che deve fare sto Fenerbahce di Mourinho. Ma la carta che ve la svolta, fidatevi perché ve la svolta proprio sull'esterno sinistro, è il mio pupillo. La Garnaceta Alejandro Garnacho, un giocatore incredibile. Stiamo parlando anche qui di una carta live. Lo United finalmente ha cambiato allenatore, quindi vedremo come si svolgerà adesso il percorso in Europa, perché per adesso di 2 up che avrebbe dovuto prendere non ne ha preso neanche uno, quindi si rischia che diventa 90 a gennaio. Ma stiamo comunque parlando di un giocatore che è 4-4, è velocissimo, ha un ottimo dribbling, ma soprattutto un ottimo tiro, perché 85 di tiro non ce l'hanno tutti gli esterni. Anche lo stesso Vinicius, che è uno degli esterni più forti del gioco, c'ha 84. Un 85 non lo trovi ovunque, anche perché playstyle del tiro a giro e li segna, playstyle dell'R1 e playstyle del razzetto. Ora è arrivato il turno della coppia mediana, e che ve lo devo pure dire, questi due mostri, Sissoko e Thuram, punto, non ci sta nient'altro, non ci sta neanche Deco discute. Stiamo parlando di giocatori svolta, e questi sono due giocatori che letteralmente vi svoltano la squadra se li mettete in campo. Magari Thuram adesso un po' di meno, perché questo Sissoko lo surclassa sotto ogni punto di vista, ma ricordiamoci che questa è una carta live, la Juve in Europa almeno sta andando abbastanza bene, quindi gli app riprenderà a stare tranquilli. Non serve neanche che ve ne parli, perché ce l'avete tutti quanti, lo so già. Se per caso avete fatto sta follia di non averli, provateli, perché parleranno loro per me. Il trequartista, anche qua lo sapete già. Ovviamente Jorginho Rutter, che purtroppo voi quando vedrete questo video sarà scaduto. Se l'avete fatto,
benissimo, se non l'avete fatto, di tenere naso perché state a dormire. È un giocatore che andava fatto perché è un 5-5, un 88 di velocità, un grandissimo dribbling, grosso fisicamente e con 80 di tiro totalmente fasullo. Certo, da punta non ti rende tantissimo, ma da trequartista, ragazzi, è un bijou, è bellissimo. Io vi consiglio a tutti quanti, se avete sbloccato, di utilizzarlo, perché questo si utilizza tutta la vita, a meno che non abbiate trovato la Putellas non scambiabile, quest'altro non scambiabile, tutti i giocatori forti forti. Ora tocca alla punta e qui penso proprio di fare il furbo. Come chip io vi metto Florian Thauvin, che è uscito ieri il 31 di ottobre, quindi conta ancora, raga, ed è una cosa clamorosa, ragazzi. Ci ho giocato a Weekend League, in 15 partite ha fatto 20 gol con una squadra intorno che non superava neanche i 100k. Costa solamente 20.000 crediti. Sbloccatelo tutti quanti, anche che c'è una squadra da 3 miliardi. Fidatevi, sbloccatelo e mettetelo almeno in panchina, perché poi in game è devastante. Non sto esagerando. Se volete, trovate anche la review tra gli shorts. Spizzatevela e fate un'idea di quello che ho detto su questo giocatore. Vi posso dire tranquillamente, ma proprio tranquillamente, che è meglio di tutti quanti quegli attaccanti al di sotto di Son. Quindi Griezmann, Chiesa, Thuram, Pinco Pallino, Pinco Pallo, tutti quanti questi. Quindi, come al solito, io non ci guadagno una lira, ma fidatevi di me, sbloccatelo perché vi fa un favore a voi. Come più costoso, la mia idea, forse, era quella di mettere Bobby Keane come attaccante, che è uscito insieme a Thauvin. Anche lui ci ho fatto la Weekend League, in 15 partite però ha segnato meno di questo Thauvin, nonostante il tiro potente. Per carità, anche lui è una bella carta, trovate la review tra gli shorts che sono insieme, le review di lui e di Thauvin. Il problema qual è? Che sì, il trio potente è in meta, ma è un giocatore che a SBC costa 300.000 crediti e secondo me il prezzo è un po' ambiguo, perché non so quanto lo sbloccherei. È sì forte, ma è ambiguo. Non penso che sia un giocatore che vi svolta la squadra, come può essere magari Thauvin, considerando anche il prezzo. Lui, considerando il prezzo, è un po' troppo. Quindi non ve lo metto, vi lascio Thauvin davanti. Ragazzuori, allora, questi erano i miei giocatori svolta di ottobre. E sono tutti quanti giocatori, se ci avete fatto caso, che io ben o male ho sbloccato. Io, regà, sapete che provo quasi tutti i giocatori che escono, quelli meritevoli ovviamente, e se poi mi vado a sbloccare un giocatore vuol dire che quello ci tengo parecchio, ci punto parecchio. Tipo sto Thauvin probabilmente me lo farò su tutti e tre gli account. Stessa cosa ho fatto con Sissoko, stessa cosa ho fatto con Thuram, stessa cosa ho fatto con Rafinha, stessa cosa ho fatto con Varane. Quindi fatevi due domande se questi giocatori sono validi o meno. Per questo video, come al solito, vi chiedo di raggiungere i 500 like ed avrete di nuovo i giocatori svolta di novembre il prossimo mese. Noi, ragazzuoli, ormai lo sapete, come al solito, ci vediamo tutte le mattine in live su Twitch. Alla prossima e bella, ragazzi.